Incontriamo anche Wang Chu, che è un monaco tibetano, e grazie a Dacian che ci farà da interprete gli chiediamo quanti sono i tibetani che stanno esiliati in India. Sì, 300.000 tibetani. All'inizio 20.000, poi dopo sono scappati dal Tibet, è diventato... Come vivono? Cioè l'India come li tratta? Il governo indiano è stato molto gentile, ha dato anche campi da coltivare, dato anche, insomma, costruito delle scuole, però è difficile anche trovare lavoro per loro, perché anche loro sono poveri, no? Comunque noi ci troviamo bene in India, perché c'è governo cinese, insomma, con popolo indiano, noi andiamo d'accordo e noi ci vogliamo bene reciproco. Come spiritualmente noi siamo molto legati, come siamo India, Tibet, come fratelli, no? Sorelli. Come politicamente non è tanto legati. Volevo chiedere, sa in Italia quanto durerà, diciamo, questa vostra, in qualche modo, missione in Italia? Quanto durata? Lui è passato già 7 mesi in Italia, adesso vuole stare ancora 2-3 mesi, poi dopo non sappiamo quanti rimarrà. Grazie, Wang Chu.